Non so se li avete visti, ma sicuramente se, chi li può leggere il giornale, basta che va sui social, si vedono ormai ovunque. Articoli in cui dicono i medici se ne vanno. Non tanto quelli che dicono i medici, non ci saranno più medici tra qualche anno, chissà come faremo. Quello è un altro tipo di discorso, un discorso di programmazione. Non sta a me, sindacare su queste problematiche. Però i medici se ne vanno. I medici se ne vanno dagli ospedali, sì. Sapete, perché è un discorso molto semplice. La sanità italiana, la condizione non la giudico io, la leggete ovunque, non mi riferisco alla mala sanità, mi riferisco ai mezzi con cui ogni giorno siamo costretti a fare cose mirabolanti, avendo a volte delle attrezzature che mirabolanti non sono, molto diplomatica come tipo di cosa. Il medico se ne va perché? Perché il medico, l'excursus lo sapete, ve lo ripeto se vi siete persi qualche video, se non lo sapete come cultura personale, un medico si fa la sua laurea in medicina di 6 anni, dopodiché si fa la sua specializzazione di 4, 5, 6 anni, le branche chirurgiche almeno 5, dopodiché si prende il suo master, dopodiché continua a studiare per tutta la vita, perché questo è una parte del medico. Quindi il medico che voi probabilmente nel vostro immaginario, cioè ok, il medico perfetto, il medico si laurea alla specializzazione, entra a lavorare in ospedale, no. Il medico, purtroppo, come sono andate queste cose negli ultimi 15 anni, il medico, se è fortunato, i medici e i chirurghi più fortunati, forse trovano un contratto come co-co-co, che vi diranno anche che è legale, va benissimo, co-co-pro, o un contratto libero professionale, o chiamatelo come volete, un contratto che vi dà uno stipendio, quindi stiamo parlando di cifre mirabolanti, però vi fa essere precari. Vi fa essere precari, nel senso che il vostro contatto può essere scisso in qualunque momento. Cioè, se domani io che ho un contratto co-co-co, mi chiamo Fabio Felici, domani uno in direzione sanitaria dice: guarda, questo c'ha nome e cognome che iniziano con la stessa lettera, sai che c'ha, io lo licenzio. Lo può fare. Un medico che ha un co-co-co, un co-co-pro, qualunque tipo di formula, c'ha un contratto di 6 mesi, a 6 mesi non è detto che gli venga rinnovato, c'ha un contratto di un anno, a un anno non è detto che gli venga rinnovato. Quindi non pensate che finisce posto, la gente pensa che il medico finisce, c'erano due cose fondamentali: il primo ti assumono immediatamente in un ospedale, il terzo ti apri uno studio e c'è una persona che prende con una vanga dei soldi e te li butta dentro lo studio. Non funziona così. Il medico non ha una retribuzione economica. Come, lo sapete quanto guadagna un medico? Questo, no, ma lo sto buttando da un punto di vista economico, ma non è meramente economico, però questo vi spinge a capire perché a volte i medici se ne vanno. E io non sono di parte, nel senso lavoro sia nel pubblico che nel privato, quindi molto serenamente lo dico e non è una critica. Veniamo a monte. Un medico guadagna, un medico normale, un dirigente medico, non parliamo di primari, non parliamo di mega professori, però guadagna 2.200 euro al mese, che è uno stipendio di tutto rispetto, eh? Uno stipendio di tutto rispetto senza ombra di dubbio, ma a questo poi dovete considerare che un medico probabilmente altre spese per il suo aggiornamento, per le cose ce l'ha. Il medico si deve fare l'assicurazione, io come chirurgo maxillofacciale spendo intorno ai 5.000 euro di assicurazione annui. Le spese ci sono vive, ogni libro, anche un opuscoletto che ti compri che parla di medicina, sono almeno 150 euro che se ne vanno. Ogni congresso che fai sono 700, 800, 1000, a meno che non trovi quelli più piccoli, però magari più piccolo non è una rilevanza minore. Quindi in realtà il medico si trova a non essere retribuito adeguatamente, perché tanto, parliamoci chiaro, anche quello è importante. Ha dei carichi di lavoro enorme, ha il rischio costante che possa essere denunciato, e nel momento in cui sei denunciato, quando stai a lavorare in un ospedale, c'è l'ospedale che ti copre in prima battuta e successivamente, eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, l'ospedale può eventualmente successivamente citare te, però in realtà comunque tu sei solo a che fare con tutta la parte dell'avvocatura, tutte le relazioni, tutto quello che c'è. Non c'è meritocrazia. Siamo in Italia, non ve lo devo certo dire io, diciamo che la meritocrazia è una mentalità più unica che rara in Italia. E tanti medici dicono: ok, ma io devo sopportare tutto questo, magari mi devo fare le guardie di notte, poi non ho tempo per riprendermi perché faccio 12 ore, dopodiché la mattina successiva resto in sala operatoria e mia figlia la vedo 2 ore al giorno la sera, forse sono fortunato. E a un certo punto dici: ok, è
Io faccio 38 ore di lavoro perché un contratto nazionale, 38 ore a settimana in questo posto, con lo stipendio che è quello che è, con la vita che mi costringe a fare una vita che è quello che è, 38 ore magari, perché spesso e volentieri se ne fanno molto di più, ma tanto gli straordinari non vengono pagati, ma li facciamo con molto piacere ugualmente, perché ci teniamo il paziente prima di tutto, anche se può sembrare molto cinematografica come cosa, ma ci teniamo il paziente prima di tutto. Quindi dice: io devo fare questo tipo di vita, ma soprattutto sacrificare la mia vita, oppure posso decidere di andare a lavorare nel privato. Lavorare nel privato, certo, non succede dall'oggi al domani. Lavorare nel privato vuol dire avere un minor numero di burocrazia, un minor numero di controlli. I pazienti ti controllano come hai fatto la cartella, ti controllano quante prime visite fatti, quanti controlli fatti, quanti interventi hai fatto, se il tuo DRG era congruo. Tutti questi problemi in privato non ce l'hai, e in più una remunerazione economica molto più ampia. Non so che dire, lo so che può sembrare un discorso meramente economico, ma tra fare una vita pessima e guadagnare poco e fare una vita serena e guadagnare molto, scegliete voi.